cominciamo con le presentazioni con calma, così anche chi arriva fra qualche minuto non si trova subito catapultato nel bel mezzo del webinar. Io mi chiamo Federica Giraudo e sono una divulgatrice scientifica della Fondazione AIRC. Vi racconto brevemente di che cosa si occupa la Fondazione AIRC. Forse qualcuno di voi l'ha già sentita, forse no, non è un problema. La Fondazione AIRC si occupa principalmente di due cose. Uno è la ricerca. La Fondazione AIRC si occupa di raccogliere fondi da destinare poi a ricercatori e ricercatrici che in tutta Italia lavorano proprio nell'ambito della ricerca scientifica. In ambito oncologico principalmente, ma non solo. E Fondazione AIRC appunto si occupa di dare un supporto per portare avanti la ricerca in campo biomedico. Di che cosa si occupa anche AIRC? Di divulgazione di comunicazione scientifica, che è il motivo per cui ci troviamo qua oggi insieme. Io vi ho detto, sono una divulgatrice scientifica, non sono una ricercatrice, ma cercherò oggi di raccontarvi qualche aspetto della ricerca scientifica. Come potete vedere, non sarò da sola, ma ci sarà uno strumento che ci accompagnerà durante questo webinar, che in realtà sarà il vero protagonista del webinar. Adesso vi condividerò anche lo schermo, così vedrete la presentazione che ho preparato. Ci occuperemo poi del nostro microscopio fra pochissimo. Nel frattempo vi spiego come possiamo interagire in questa oretta che passeremo insieme. Io parlerò, ahimè, parlerò tantissimo per un'ora, però voi potete interagire con me in due modi principalmente. Uno è la chat, io ce l'avrò sempre a schermo, quindi qualsiasi cosa vogliate condividere con me, io la leggerò. Se volete iniziare a prendere un po' di confidenza con la chat, vi potete presentare. Così ci raccontate da dove ci state seguendo, se siete una classe o se siete da soli a casa a seguire questo primo incontro del CICAP Fest Edu. E poi durante il webinar potete intervenire se avete curiosità, domande, se non sono stata chiara in qualche passaggio e volete qualche chiarimento, qualche approfondimento, potete usare la chat. E questo è il primo metodo che abbiamo per interagire insieme e poi sappiate che vi farò delle domande. Le domande vi compariranno sullo schermo del dispositivo da cui state seguendo il webinar. Non dovete far altro che selezionare la risposta che secondo voi è quella corretta e la risposta verrà direttamente inviata e vedremo un po' che cosa ne pensate delle domande che vi proporrò. Se ci seguite come classe, so che la risposta sarà unica, quella che potrete dare, quindi sarà veicolata magari dal vostro professore e dalla vostra professoressa. Però, insomma, vi lascerò un po' di tempo per votare democraticamente, per alzata di mano, quale secondo voi delle diverse opzioni è quella giusta e voi riporterete quella nel sondaggio. Poi, se volete approfondire questa risposta nella chat, sapete che potete farlo. Quindi, se non siete d'accordo e la classe è spaccata sulla risposta, sappiate che potete assolutamente aggiungere, argomentare la vostra risposta nella chat. Vedo che qualcuno ancora si è unito, quindi benvenuti e benvenute a chi si è unito durante la presentazione. Io inizio a condividervi lo schermo. Ok, perfetto. Spero vediate la presentazione, ma sembra andare tutto bene. A questo punto direi che posso iniziare a raccontarvi un po', l'argomento, di oggi. Magari qualcuno ha letto il titolo del webinar, se non l'avete fatto prima potete farlo adesso perché è condiviso a schermo in questo momento. Magari avete letto anche il riassunto di quello che andremo a fare, magari qualcuno ha già capito che cosa proveremo a vedere insieme, magari qualcuno anche leggendo non l'ha capito, siamo stati vaghi apposta per non dare troppe anticipazioni. Quello che cercheremo di fare è cercare di capire come viene utilizzato questo strumento, quindi il microscopio, all'interno dei laboratori di ricerca. Questo è un laboratorio casalingo, quello che ho messo su io oggi, quindi cercheremo di immaginarci più in grande che cosa possa succedere, ma cerchiamo di capire come questo strumento viene ancora oggi sfruttato all'interno della ricerca biomedica in particolare. Non è l'unico campo in cui questo strumento, il microscopio, viene utilizzato, ma ci dedicheremo per ora a questo.
Ok, detto questo, vi ripeto, se volete intervenire in chat, presentarvi o salutare qualcuno in chat, fatelo. Mi do ancora qualche secondo perché vi ho detto che vi farò alcune domande e la prima domanda parte subito. Quindi ho deciso proprio di partire con una domanda per scaldarci un pochino, per prendere un po' confidenza anche con questo strumento che è Zoom. Se siamo pronti, io direi che possiamo lanciare il primo sondaggio. Quando vedrete comparire questi punti interrogativi, sappiate che c'è una domanda che vi aspetta. La prima domanda è questa qua. Chi ha inventato il microscopio? Perché parliamo di microscopia, parliamo di microscopio ottico, vedremo poi che differenza c'è, anzi, che tipo di microscopio è, e vedremo che non è l'unico che può essere utilizzato. La domanda è chi l'ha inventato, quindi da dove partiamo? Le quattro opzioni sono queste, ve le metto sia a schermo che poi li vedrete comparire nel sondaggio. Abbiamo Galileo Galilei, Zacharias Janssen, Antony van Leeuwenhoek. Se c'è qualche abitante dei Paesi Bassi all'ascolto, mi perdonerà per la pronuncia, sicuramente avrò storpiato questo nome. E poi abbiamo Robert Hooke. Quindi abbiamo quattro personaggi di cui vi chiedo, secondo voi, chi ha inventato il microscopio, chi ha proposto il primo prototipo, la prima idea di microscopio. Intanto vedo che in chat ci saluta l'Istituto Comprensivo Rodari, classe terza A, quindi salutiamo la classe terza A dell'Istituto Comprensivo Rodari. Che dovrebbe aver già votato anche al sondaggio, secondo me ha scritto in chat, hanno votato al sondaggio. Vi lascio ancora un po' di tempo, soprattutto se volete poi argomentare la vostra risposta in chat, altrimenti terminiamo fra qualche secondo il sondaggio e vediamo qual era la risposta o le risposte corrette. Il sondaggio ci dà questa possibilità. Ci saluta anche la terza A, dell'ITIS Morosini, quindi un saluto anche alla terza A dell'Istituto ITIS, immagino automazione, quindi abbiamo anche, siete stati molto precisi nella vostra presentazione. Buongiorno, benvenuti, benvenute. Ok, abbiamo risposto tutti, mi sembra, quindi possiamo terminare il sondaggio e vedere, rullo di tamburi, qual era la risposta corretta. La risposta corretta, anzi, le risposte corrette erano due. Perché? Perché sulla paternità del microscopio non siamo, anzi, non sono gli studiosi d'accordo al 100%. Ci sono due figure che si contendono un po' la paternità di questo strumento e sono le prime due che avete incontrato nel sondaggio, che sono anche quelle che hanno ricevuto più voti. Uno è Galileo Galilei e l'altro che ha stravinto nel nostro sondaggio, Zacharias Janssen. Vediamo un attimo chi sono queste figure. Andiamo un po' velocemente perché poi la parte che ci interessa principalmente è quella che arriva fra poco, però vediamo da dove è partito, da dove siamo partiti e da dove in 400 anni fino a dove siamo arrivati. Perché parliamo di 400 anni? Perché i primi prototipi di microscopio, che sono questi che vedete qua sotto in questa immagine, compaiono fra la fine del 1500 e l'inizio, i primi 20 anni del 1600. Galileo Galilei è il primo che vi ho messo, ma propone il suo microscopio, che è questo che vedete qua. Vedete anche quanto è elegante il microscopio di Galileo Galilei? Lo propone nel 1624. Viene soprannominato non da Galileo, ma da un altro studioso, l'occhialino per vedere le cose minime. Quindi Galileo Galilei costruisce
questo, anzi, idea questo prodotto che viene costruito probabilmente da Giuseppe Campani per vedere cose che ad occhio nudo non riusciva ad osservare, non riusciva ad apprezzare, dei dettagli che ad occhio nudo non potevano essere visibili. Costruisce questo strumento qua, che è giunto fino ai giorni nostri, quindi è possibile vederlo dal vivo, costruito con un tubo di legno, anzi di cartone, e poi abbiamo inserti in legno in pelle anche lavorata, quindi vi dicevo è abbastanza elegante come prototipo di microscopio, che permetteva di ingrandire dalle 3 alle 6 volte quel campione che si andava ad osservare. Il campione veniva posto, vediamo se compare il cursore, veniva posto al di sotto, quindi veniva posto il microscopio su un treppiede in modo che potesse inquadrare dall'alto l'oggetto che si voleva osservare, e l'oggetto veniva ingrandito dalle 3 alle 6 volte. Galileo Galilei utilizzava 3 lenti all'interno di questo tubo che gli permettevano appunto di ingrandire l'oggetto di interesse. Già Galileo si è accorto che per osservare bene al microscopio erano necessarie due cose principalmente: uno, che il campione fosse ben illuminato, e due, che le lenti fossero ben lavorate, non avessero dei difetti, non fossero opache, perché altrimenti la visione sarebbe stata molto molto difficoltosa. Zacharias Janssen invece propone un prototipo diverso di microscopio che purtroppo non è giunto ai giorni nostri, quindi non possiamo osservarlo come quello di Galileo Galilei. Zacharias Janssen vive nei Paesi Bassi e fa parte di una famiglia di ottici, quindi sa lavorare molto bene le lenti e insieme al padre costruisce questo microscopio, anche lui per osservare degli oggetti, dei dettagli che ad occhio nudo non potevano essere apprezzati. È leggermente diverso, vedete, è forse un po' più spartano rispetto a quello di Galileo Galilei, ma ingrandiva fino a 9 volte. E in particolare Zacharias Janssen utilizzava due lenti diverse, una dove si appoggiava l'occhio e una più vicina invece al campione da osservare, e appunto queste due lenti, questo sistema di lenti gli permetteva di ingrandire fino a 9 volte. Prima di passare a Robert Hooke e Antony van Leeuwenhoek, saluto anche la terza C, sempre dell'Istituto Comprensivo Rodari, che si è presentata in chat e che meritava anche lei il saluto. Ok, andando avanti, Robert Hooke e Antony van Leeuwenhoek, che comparivano nel sondaggio, li abbiamo inseriti proprio perché non sono stati fra i primi ad utilizzare il microscopio, forse perché sono stati proprio anticipati da Galileo Galilei e Zacharias Janssen, però hanno utilizzato moltissimo questo strumento e sono stati anche dei pionieri nel loro campo. Perché Robert Hooke, come potete vedere, utilizza un microscopio diverso ancora rispetto a quello di Galileo e di Zacharias Janssen, ingrandiva di circa 20 volte il campione, quindi aumentiamo anche il potere di ingrandimento man mano che andiamo avanti nel tempo, e soprattutto Robert Hooke è il primo ad osservare nel 1600 una cellula. In particolare lui osserva questo, osserva una sezione di sughero, quindi lui prende un pezzo di sughero, lo taglia molto sottile, lo osserva col suo microscopio e vede queste segmentazioni del sughero che a lui ricordano un po' le celle dei monaci, e che a cui dà il nome di cellula. Quindi Robert Hooke è il primo a vedere al microscopio una cellula. Perché vediamo queste illustrazioni? Perché Robert Hooke in realtà era molto abile anche a disegnare quello che osservava al microscopio. Vedremo che per noi oggi è relativamente semplice fare una fotografia di quello che osserviamo al microscopio. Immaginate, nel 1600 non era possibile, e quindi Robert Hooke, e vedremo anche tra poco Antony van Leeuwenhoek, disegnavano proprio quello che stavano osservando al microscopio. E questa è una pulce che Robert Hooke ha osservato al microscopio e ha riportato piena di dettagli su uno dei suoi libri. Il libro si chiama Micrografia, e tra l'altro, se siete interessati a vederlo e a sfogliarlo virtualmente, ci sono diversi video su YouTube in cui questo libro viene sfogliato e potete vedere tutto il lavoro di Robert Hooke dal vivo, fra virgolette. Passiamo ad Antony van Leeuwenhoek, di cui abbiamo storpiato il nome in qualsiasi modo oggi, perché
Salutiamo anche la terza C di Colle Corvino. Vedo che state prendendo un po' di confidenza con la chat, sono molto contenta. Anthony Van Leeuwenhoek, questo parruccone che vedete qua nell'illustrazione, anche lui fa dei disegni, delle illustrazioni molto molto belle di quello che osserva al microscopio. Vedete che questo è un microscopio diverso rispetto a quelli di prima, non è un tubo con all'interno un sistema di lenti, ma Anthony Van Leeuwenhoek lavora lui stesso le sue lenti e ne produce in realtà una sola sferica che incastra all'interno di questo supporto rettangolare e guarda il campione dietro al supporto, un po' come se stesse guardando dallo spioncino di una porta. Lui mette il campione da osservare su questo spuntone, su questo ago davanti alla lente e poi lo osserva da dietro. Il suo microscopio effettivamente ingrandisce e quello che ingrandisce di più rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora, ingrandisce fino a un centinaio di volte, quindi vedete nel corso di 100 anni come già è migliorata la tecnologia, e lui è il primo che riesce ad osservare al microscopio dei microorganismi. Che lui non chiama microrganismi perché non è neanche ben sicuro di che cosa siano, però riproduce qua nelle illustrazioni e chiama Animalcules. Quindi dei piccolissimi animaletti, animali, esseri viventi che lui osserva, ma a cui verrà dato il nome microrganismi molto tempo più avanti. Si capisce più avanti che sono esseri viventi che ad occhio nudo non possono essere osservati. E quindi siamo un po' partiti da qua. Nel corso del 1500-1600 c'è un boom, siamo sulla rampa di lancio della microscopia ottica. Dove siamo arrivati? Siamo arrivati a questo che vedete qua di fianco a me. Ne vedete solo una piccola parte, quindi io ve l'ho riportato anche nella slide. Ho cercato il modello più simile possibile a quello che ho io qua sul mio tavolo. Questo è un modello di microscopio ottico che viene utilizzato oggi nei laboratori di ricerca. Anche questo microscopio ottico è formato da un sistema di lenti, quindi abbiamo delle lenti che vanno ad ingrandire l'immagine che noi vogliamo osservare. Dove sono poste le lenti? All'interno del tubo di Janssen, di Galilei e di Hooke, le lenti erano inserite in sequenza, le due o le tre lenti. Nei microscopi ottici attuali, dove sono poste le lenti? Sono poste qui, un sistema di lenti è posto qui agli oculari, che sono due, e gli oculari è ovviamente dove andiamo ad appoggiare gli occhi per vedere l'immagine. Un altro sistema di lenti è posto poi all'interno dell'obiettivo. L'obiettivo è la parte più vicina invece all'oggetto che vogliamo osservare. Di quanto ingrandisce un microscopio ottico oggi? Abbiamo detto che siamo partiti da un ingrandimento di 3-6 volte di Galileo, arriviamo a un ingrandimento di 1000 volte oggi con i moderni microscopi ottici. Quindi con un sistema di lenti possiamo arrivare ad ingrandire fino a un migliaio di volte l'oggetto che vogliamo osservare. Quindi appoggiamo gli occhi sugli oculari e vediamo l'immagine che ci viene proposta dall'obiettivo. Come si fa ad osservare? È necessario che ci sia una fonte di luce. Come diceva Galilei, se noi non illuminiamo il nostro campione, non riusciremo ad osservarlo. Quindi c'è una fonte di luce che si trova qua sotto, voi adesso non lo vedete purtroppo nel microscopio che ho qui, ma si trova al di sotto, in questa zona qua che vi sto facendo vedere, al di sotto dell'obiettivo. Il campione che vogliamo osservare viene posto su un vetrino di questo tipo, che ovviamente è trasparente, quindi non si vedrà. Viene posto su un vetrino e il vetrino viene messo fra la fonte di luce e l'obiettivo. Viene messo proprio in questa zona qua, su un porta, su un vetrino, su un tavolino portavetrini, scusate, mi confondo sempre, su un tavolino portavetrini che è posto quindi fra la lente dell'obiettivo e la fonte luminosa. Un'altra cosa importantissima che non avevano nel 1600 è il tubo per la fotografia, che è questo che vedete qua sopra, da cui parte un cavo che scompare nel nulla. Voi non vedete l'arzigogolo di cavi che c'è sulla mia scrivania, ma questo tubo è il tubo che permette poi, ci permetterà di vedere, di condividere a schermo quello che noi osserviamo al microscopio.
Il tubo per la fotografia permette di registrare anche fotografie e video in presa diretta di quello che il ricercatore o la ricercatrice sta vedendo sul microscopio, quindi il campione che sta osservando può essere fotografato in qualsiasi fase e addirittura possono essere fatti dei timelapse molto belli, quindi video che vengono registrati in un periodo di tempo abbastanza prolungato e che poi vengono velocizzati. In questo modo possiamo seguire in qualsiasi momento il nostro campione e vedere come si sviluppa nel tempo. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi abbiamo una fonte luminosa sotto e l'obiettivo e gli oculari che ci permettono di ingrandire fino a 1000 volte. Ora la mia domanda per voi è questa qua, quindi facciamo partire il secondo sondaggio perché vi vorrei chiedere, ma il campione che io voglio osservare, io vi ho detto che quello che voglio osservare deve essere messo su questo vetrino, perché così ho semplicemente un punto di appoggio, ma come deve essere trattato prima di essere messo sul vetrino? Ovvero, pensiamo a uno strumento simile al microscopio che è il telescopio. Il telescopio è un sistema di lenti che ci permette di ingrandire oggetti, in quel caso molto lontani. Come facciamo ad osservare al microscopio? Puntiamo al telescopio, scusate, puntiamo il telescopio verso l'oggetto che vogliamo vedere e lo guardiamo. Mettiamo a fuoco, ma riusciamo a vederlo. Secondo voi è la stessa cosa anche per il microscopio? Quindi io metto un campione da osservare qua sopra, lo metto sul tavolino portaoggetti e poi posso vederlo così com'è senza prepararlo. Oppure c'è bisogno di una certa preparazione? Anche qui vi faccio vedere le quattro opzioni anche a schermo. Le quattro opzioni sono queste. Il campione, dopo essere stato trattato per conservarlo, può essere subito osservato. Oppure il campione deve essere colorato, altrimenti non risulterà visibile. Oppure ancora deve essere tagliato del giusto spessore, altrimenti non si riusciranno ad apprezzare i dettagli. Oppure, come per il telescopio, si può osservare qualsiasi tipo di campione, a patto che, come diceva Galileo Galilei, sia ben illuminato. Quali sono, secondo voi, qual è la risposta esatta? Ve lo dico subito, non ce n'è solo una, quindi avete anche più possibilità di indovinare quella giusta. Vi faccio qualche piccola anticipazione in base ai voti che stanno arrivando adesso. L'ultima non l'ha votata nessuno, per ora. Se volete, potete provare a ribaltare il risultato oppure allinearvi con quello che stanno dicendo i vostri colleghi e colleghe sparse per l'Italia. Quindi nessuno pensa che il campione possa essere osservato così. A qualcuno sì. Qualcuno è arrivato e ha ribaltato il risultato e ha votato l'ultima opzione, l'opzione D. Vedo che il sondaggio si sta creando piano piano, si sta modificando, ma mi sembra che adesso abbiate votato praticamente tutti e tutte, quasi. Se volete aggiungere qualcosa, proprio perché l'opzione da scegliere era, no, forse era più di una, però se volete votare, volete anzi aggiungere qualcosa in chat, volete argomentare la vostra risposta, potete farlo assolutamente. Ok, aspettiamo ancora qualche secondo, così io mi immagino che stiate discutendo animatamente in classe su come debba essere trattato un campione per essere osservato al microscopio ottico. In questo caso parliamo di campioni che vengono osservati, esatto, in ricerca biomedica, perché qualcuno giustamente, proprio mentre lo stavo dicendo, ha scritto in chat, dipende da cosa dobbiamo osservare, cosa fra virgolette, perché probabilmente possiamo decidere di osservare anche esseri viventi, come faceva Antony van Leeuwenhoek con il suo microscopio. Assolutamente sì, dipende da cosa dobbiamo osservare. In ricerca biomedica, effettivamente, quando si deve osservare qualcosa al microscopio, quando vogliamo osservare un campione al microscopio, quando vogliamo osservare ad esempio un campione di tessuto umano, perché vogliamo capire ad esempio se è un tessuto sano oppure no, quello che dobbiamo fare è rullo di tamburi. Adesso vediamo le risposte del sondaggio, le opzioni del sondaggio che erano corrette.
Dobbiamo fare diversi step di lavorazione del nostro campione perché così com'è prelevato non può essere osservato. Perché? Perché non riusciremmo a osservare bene tutti i dettagli, tutte le caratteristiche del nostro campione perché dobbiamo cercare di aumentare il contrasto del nostro campione. Come possiamo fare a aumentare il contrasto? Come avete votato? Voi nella maggior parte delle risposte deve essere colorato e deve essere tagliato del giusto spessore. Perché deve essere tagliato del giusto spessore? Perché altrimenti la luce che arriva da sotto non riesce ad oltrepassare, non riesce a passare attraverso e io non riesco a vedere tutti i dettagli, tutte le strutture del mio campione. E poi sì, deve essere colorato. Se noi preleviamo un tessuto umano, questo deve essere colorato perché altrimenti non riusciamo ad osservarlo. Forse possiamo osservare senza colorargli i globuli rossi, quindi se facciamo un prelievo di sangue, i globuli rossi possono essere osservati al microscopio direttamente perché hanno una colorazione intensa, rossa, però altri tessuti devono essere colorati. Quello che facciamo adesso insieme è proprio provare a colorare un campione, ok? Quindi vediamo che cosa fa un ricercatore o una ricercatrice quando preleva un campione, un tessuto, un campione per poi studiarlo in ricerca biomedica, che cosa deve fare, quali step, quali passaggi deve fare per colorarlo e per renderlo visibile al meglio. Allora, adesso magari interrompo la condivisione dello schermo, così vediamo, vedete anzi i passaggi, per bene, che cosa andiamo ad osservare al microscopio. Io ho prelevato un campione stamattina, vi risparmio proprio il prelievo del campione perché ho prelevato, delle cellule dalla mia bocca. Sperando di prelevare insieme alle cellule anche un po' del mio microbiota della bocca. Perché? Perché diverse zone del nostro corpo sono abitate da microrganismi, fra cui la bocca è piena di microrganismi, soprattutto se il prelievo si fa prima di essersi lavati i denti, cosa che ho fatto stamattina. Ho prelevato un po' un campione dall'interno della mia bocca e l'ho messo su questo vetrino. Come ho fatto a prelevarlo con un tampone sterile, tamponi che abbiamo imparato a conoscere, ahimè, in questi 2 anni, l'ho passato all'interno della mia bocca, all'interno delle guance, sulle gengive e sulla lingua, in modo da raccogliere tutto quello che c'era in quelle zone. Quindi vi risparmio l'analisi approfondita della mia bocca e dei miei denti, della mia lingua. Cosa ho fatto poi con il mio tampone? Ho preso il vetrino, che di nuovo è trasparente, quindi probabilmente non vedete, ma ho preso il mio vetrino e ho passato il tampone sulla superficie, quindi ho spalmato per bene tutto quello che il tampone aveva raccolto, l'ho distribuito sul vetrino. Dopodiché ho fissato con la fiamma, quindi ho fatto passare il vetrino su una fiamma in modo che tutto quello che io ho messo sul vetrino si appiccicasse un po' al vetrino, okay? Si fissasse. Perché? Perché se io voglio andare a individuare dei microrganismi, ho bisogno che questi stiano belli fermi sul mio vetrino e in modo che io poi possa andarli a cercare con facilità con il mio microscopio. Quindi ho passato una fiamma sotto al vetrino e ho fissato tutto quello che c'era sopra. Per curiosità, andiamo a vedere come si vede il campione che ho prelevato al microscopio prima di colorarlo. Questo qui è il programma che ci permetterà di vedere le immagini al microscopio. Perfetto. Io ho messo il vetrino sul tavolino. E a questo punto proviamo a mettere a fuoco. Vedete che allora qua possiamo anche regolare l'intensità della luce, può essere più o meno luminoso il nostro campo. Io lo vedo dagli oculari, voi lo vedete direttamente da questo schermo. Proviamo a mettere a fuoco. Io sto girando le manopole di messa a fuoco, quindi sto alzando e abbassando il tavolino per cercare il punto migliore. Come potete vedere, in realtà non vediamo praticamente niente. Vediamo dei pallini scuri che
che probabilmente sono dei granelli di polvere o dei pezzettini di cotone che sono rimasti sul nostro vetrino, però non vediamo dei dettagli particolarmente apprezzabili. Vediamo qual è la differenza fra vedere un campione non colorato come questo e un campione invece che andiamo a colorare. Adesso facciamo i passaggi di colorazione cercando di non sporcarci. Potete capire che io ho deciso come vestirmi stamattina prima di prendere il caffè, perché ho deciso di mettere una maglia bianca per colorare un campione con dei coloranti che macchiano moltissimo. Infatti mi sto mettendo perché i coloranti che andremo ad usare non devono venire a contatto con la pelle, con le mucose e con gli occhi. Se toccano i vestiti, li macchiano moltissimo e io ho ben deciso di mettere una maglia bianca e grigia per questo passaggio. Ma questi sono dei dettagli. Il primo colorante che andiamo ad utilizzare si chiama Cristal Violetto. Il Cristal Violetto è stato proprio pensato per colorare i batteri. Noi andremo a cercare i batteri della mia bocca in questo momento. Vi invito a scrivere in chat secondo voi di che colore colorerà il cristal violetto, quindi quale sarà il colore di cui verranno colorati i batteri se utilizziamo il cristal violetto. Questa è una domanda da almeno 10.000 punti. Cosa facciamo? Mettiamo qualche goccia di cristal violetto sul nostro vetrino e poi lo distribuiamo su tutto il vetrino cercando di non tralasciare nessuna zona. Ok, adesso vi faccio vedere come abbiamo ricoperto il nostro vetrino di cristal violetto. Per ora non abbiamo fatto danni. Ok, questo è il nostro vetrino ricoperto di cristal violetto. Ho dimenticato una zona al centro che adesso vado a ricoprire. Facciamo passare un minuto. Saranno già passati una quindicina di secondi. Io adesso faccio partire il timer. Facciamo passare un minuto in modo che il nostro cristal violetto vada ad agire sui nostri batteri. Cosa succede quando il cristal violetto viene a contatto? C'è una zona al centro del vetrino che proprio non vuole essere colorata, noi eviteremo di andare ad osservare proprio quella zona. Cosa succede ai batteri quando incontrano il cristal violetto? Il cristal violetto va ad impregnare la parete esterna, quindi la superficie più esterna dei batteri, e va a colorarli. Va a colorare proprio la parete cellulare dei batteri, la parte più esterna di protezione che hanno i batteri per proteggersi dall'ambiente esterno, e va il colorante a insinuarsi all'interno di questa parete. Secondo voi, di che colore, quale sarà il colore che noi otterremo quando andremo ad osservare i batteri colorati con il cristal violetto? Ebbene sì, è proprio il viola. Quindi questa domanda da 10.000 punti, so che era una domanda difficile, di cui non vi aspettavate neanche la risposta, però ebbene sì, il cristal violetto colora di viola. A questo punto che cosa facciamo? Andiamo a lavare il nostro vetrino. Dobbiamo eliminare tutto l'eccesso di colorante. Adesso io lo faccio in basso in modo da non schizzare più che altro in giro e poi vi faccio vedere il risultato. Andiamo proprio a eliminare tutto l'eccesso di colorante. In questo modo qua e lo asciughiamo, quindi il nostro vetrino dovrà essere ben asciutto. Ok, benissimo. Primo passaggio fatto. A questo punto utilizziamo altri due reagenti che ci servono un po' per fissare il colore. Uno si chiama Google, che adesso con una pipetta e lo metto sopra il vetrino.
Il Lugol a che cosa serve? Ovviamente ho cambiato pipetta in modo da non contaminare il Lugol con il cristal violetto, sono due reagenti diversi, quindi non dobbiamo assolutamente usare la stessa pipetta per due reagenti diversi. Ricopriamo il vetrino anche qui con il liquido di Lugol. Vedete, è ricoperto. Faccio di nuovo partire il timer di un minuto, di nuovo. Vediamo qua, ho un timer che voi non sentite perché vibra quando termina il minuto. Cosa succede quando noi utilizziamo questo liquido di Lugol? Il colorante che prima è andato a inserirsi all'interno della superficie più esterna del batterio, si inserisce ancora meglio. Questo è un reagente che ci serve per fissare meglio il colore all'interno dello strato più esterno di protezione dei batteri, in modo che siamo sicuri che da lì proprio non si muova più. Vanno a legarsi il Lugol e il cristal violetto in modo da formare un composto bello pesante. E anzi, bello grosso che riesce a insinuarsi nelle maglie della parete più esterna dei batteri. In questo modo il colore viola rimane attaccato alla parete dei batteri. A questo punto andiamo a sempre lavare con acqua, quindi eliminiamo anche il Lugol dal nostro vetrino. Deve essere sempre pulito, alla fine di ogni passaggio il nostro vetrino deve essere praticamente trasparente, come se non fosse successo niente sulla sua superficie. Adesso vi faccio vedere, lo asciughiamo. Ovviamente anche qui usiamo ogni volta un foglio di carta assorbente diverso e questo qui è il nostro vetrino. A questo punto facciamo gli ultimi due passaggi che servono per... Che cosa? Questo passaggio è un po' controintuitivo, probabilmente. Usiamo quello che si chiama decolorante. E voi vi chiederete: ma scusa, abbiamo usato il cristal violetto. Abbiamo utilizzato una soluzione per incastrare meglio questo colore all'interno della parete più esterna dei batteri e ora utilizziamo un decolorante. Per quale motivo? Perché i batteri non sono tutti uguali. Intanto faccio partire il timer che questa volta è più corto di quelle precedenti. Questo è un liquido trasparente, infatti voi non lo vedete al di sopra. Dobbiamo tenerlo solo 30 secondi e mi andrà a decolorare una popolazione di batteri che hanno una superficie più esterna che non riesce bene a trattenere questo colorante. Questo perché i batteri, non so se li abbiate studiati, li abbiate visti al microscopio, non sono tutti uguali, ma sono diversi nella forma, ad esempio, ma anche nel sistema di protezione che hanno all'esterno, che li protegge dall'esterno. Alcuni batteri hanno una parete più spessa di una struttura che si chiama peptidoglicano e i batteri che hanno questa parete più spessa riescono a trattenere meglio il colorante. Batteri invece che hanno questo strato di peptidoglicano più sottile non riescono a trattenere il nostro cristal violetto e quindi quando li andiamo a decolorare perdono il colore viola. Qui abbiamo di nuovo lavato il nostro vetrino, vedete che è trasparente. I miei guanti invece sono completamente colorati, spero che il cristal violetto rimanga solo sul guanto e non passi sulle dita. Andiamo di nuovo ad asciugare e andiamo ad utilizzare l'ultimo colorante che andrà a colorare che cosa? Tutti quei batteri che hanno perso il cristal violetto in questa fase, quindi che non sono viola perché il nostro decolorante è andato ad agire su quei batteri che avevano una parete più esterna fatta diversamente. E andiamo a colorarli di un altro colore perché noi vogliamo capire quali batteri si colorano di viola e quali invece si colorano. Adesso immaginate dal liquido che sta uscendo dalla mia pipetta di che colore si coloreranno gli altri batteri. Questo si chiama safranina ed è un colorante rosso, come potete vedere, non lo inclino perché altrimenti mi cade dappertutto. Questa è la safranina,
e colora di rosso tutti quei batteri che sono stati decolorati nella fase precedente. Aspettiamo un minuto, quindi faccio partire il timer anche se ormai saranno passati una trentina di secondi. Quindi facciamo partire il timer di 30 secondi e poi andiamo ad osservare finalmente quello che abbiamo ottenuto al microscopio. Quindi siamo in questa fase qui, il nostro colorante rosso sta andando a colorare i batteri che non avevano ancora una colorazione, e vedremo che cosa riusciamo a osservare. Ricordate quello che abbiamo visto prima, quindi praticamente un campo luminoso e basta, non riuscivamo a vedere assolutamente alcuna differenza, cioè non riuscivamo ad osservare niente, a vedere alcun dettaglio dei batteri che potenzialmente c'erano sul nostro vetrino. Adesso il nostro vetrino è trasparente, voi a occhio nudo non vedete particolari differenze, non si vedono particolari differenze rispetto a prima, vediamo però se al microscopio qualcosa è cambiato. Io asciugo per bene il vetrino e tolgo i guanti. La parte pericolosa è passata. A questo punto asciugo il vetrino. Metto di qua che ho la carta pulita. Ok. Ancora un attimo. Ok, questo è il nostro vetrino asciugato. Vedete che non si vede assolutamente niente ad occhio nudo. Andiamo a vedere cosa si vede al microscopio. Adesso vi ricondivido lo schermo. Prima di osservare al microscopio, andiamo a mettere sul nostro vetrino una goccia d'olio. Adesso vi spiegherò perché, quindi una goccina d'olio sul vetrino e lo posizioniamo sotto al nostro obiettivo. Ok, adesso vi ricondivido lo schermo così vedete in presa diretta quello che sta succedendo. Ok, e adesso andiamo alla ricerca dei nostri batteri. Allora, proviamo a mettere a fuoco. Ho messo una goccia d'olio in modo da immergere l'obiettivo all'interno della goccia d'olio e aumentare la risoluzione, quindi aumentare la qualità dell'immagine. Eccola qua. Siamo stati molto fortunati perché abbiamo beccato subito qualcosa. Vedete che se io muovo la rotella, posso andare ad esplorare diverse parti del mio vetrino. Guardate un po' che cosa possiamo osservare. Allora, quello che vedete qui è una cellula, quindi la forma grande che vedete, che fa praticamente da sfondo, è una cellula. La parte rosa più intensa è il nucleo della cellula, mentre la parte rosa più chiara è tutta la parte del citoplasma. Cellula di che cosa? Della mia bocca, è una cellula della mucosa della bocca. Al di sopra che cosa troviamo? Tutta una serie di batteri del mio microbiota boccale. Quindi devo essere, sono stata lungimirante un pochino a non lavarmi i denti prima di questo prelievo perché il mio vetrino è ricco di batteri. Vedete che sono diverse le dimensioni della cellula rispetto a quelle dei batteri. I batteri sono molto più piccoli, hanno un'unità di misura diversa rispetto a quella della cellula e lo possiamo osservare molto bene, lo possiamo apprezzare molto bene in questo campione. Vediamo un po' se riesco a farvi vedere. Qua bisogna muoversi molto molto piano perché anche un piccolo movimento della nostra rotella di messa a fuoco cambia di molto il campo che noi stiamo osservando. Vedete che ci sono alcuni pallini blu e sono i batteri che sono stati colorati con il cristal violetto. Sono batteri tendenzialmente quelli che vengono colorati col cristal violetto, che hanno una forma tonda, vedete questi qua. In rosa, diciamo che con il rosa siamo, anzi con la nostra safranina, con il rosso siamo stati un po' meno precisi, ma abbiamo qualche batterio colorato anche di rosa. Sono batteri di solito quelli che si colorano di rosa.
che hanno una forma più allungata, più a bastoncello, e non hanno la forma di cocco invece rotonda che hanno quelli colorati di blu. Avendo usato la safranina, però possiamo vedere che siamo riusciti perlomeno a colorare molto bene la nostra cellula e a vedere le differenze di dimensioni fra cellula batterica e cellula invece della mucosa boccale. Questa colorazione si chiama colorazione di Gram e viene effettivamente utilizzata in ricerca per andare alla ricerca di microrganismi in un campione anche prelevato direttamente da pazienti. Questa è l'unica cosa che viene fatta a ricerca biomedica? Assolutamente no. La ricerca di batteri con la colorazione di Gram, sì, può essere fatta. Di solito poi sono necessari altri step per cercare di capire che tipo di batteri sono presenti all'interno del campione che abbiamo prelevato, però la colorazione di Gram si utilizza assolutamente in diagnostica, ma soprattutto in ricerca di base, quindi quando si vuole scoprire qualcosa rispetto a un determinato campione di interesse. Cosa si fa in ricerca biomedica? Soprattutto si osservano dei tessuti che vengono prelevati direttamente da pazienti tramite biopsia, quindi si preleva un pezzettino di tessuto dal paziente, si colora in modo da individuare bene le diverse strutture cellulari e le loro componenti e si osserva al microscopio. Perché si fa questa osservazione? Ad esempio per provare a confrontare un tessuto sano da un tessuto che potenzialmente invece presenta una malattia. Vediamo un po', io vi ho portato qualcos'altro da osservare oggi, ad esempio questo vetrino. Andiamo a cambiare l'ingrandimento, ritorniamo sulla nostra fotocamera. Per mettere a fuoco io guardo negli oculari, voi avete un fuoco leggermente diverso perché l'immagine la prendete da qua, mentre io dagli oculari la prendo da qua, però proviamo a iniziare a cercare il piano dagli oculari, ok, e poi passiamo alla videocamera. Io dagli oculari lo vedo. Vediamo un po'. Ok, vedete che qualcosa si inizia a intravedere? Ecco fatto. Anzi, cambiamo ingrandimento perché secondo me, oh, perfetto, a questo ingrandimento si riesce ad apprezzare meglio in toto il campione che vi ho portato. È un campione di un tessuto umano, questo è un tessuto sano, quindi se noi facessimo una sezione, quindi tagliassimo sottilmente questa parte del nostro corpo, la vedremmo così. A questo punto vi chiedo così. Lanciati, è una domanda difficilissima, effettivamente lo so, ma vi darò qualche indizio. Facciamo partire il terzo sondaggio perché vi chiedo, secondo voi, che pezzettino del nostro corpo è questo qua? Quindi, quale tessuto stiamo osservando? Le opzioni sono tessuto cardiaco, tessuto muscolare, tessuto polmonare o tessuto intestinale. Non vi ho chiesto prima se avete un microscopio in classe, a casa, se avete fatto delle esercitazioni magari a scuola di microscopia e quindi avete visto qualche campione. Probabilmente se avete già utilizzato un microscopio, avete visto dei tessuti al microscopio, questo probabilmente l'avete già incontrato. Vedo che vi siete lanciati subito nella risposta. Qua avete una sola risposta giusta, ovviamente, perché ce n'è una sola giusta. Vi state un po' spalmando sulle varie opzioni, vediamo qual è quella corretta. Intanto spero che continuiate a vedere l'immagine, perché così magari ragionando vediamo. Io magari mi sposto anche. Ok. Così vi faccio proprio vedere diverse sezioni, anzi diverse parti del nostro campione. Vedete che con la rotella del tavolino portavetrini riusciamo davvero a spostarci in qualsiasi punto del nostro campione in modo da poter proprio osservare in tutta la sua bellezza. Avete risposto quasi tutti.
e tutte. Vi lascio ancora di nuovo qualche secondo per rispondere. Intanto libero il mio tavolo dal residuo della nostra colorazione di Gram. Ok, vedo che le risposte si sono stabilizzate, quindi probabilmente avete risposto tutti quanti. Vince con il 73% dei voti il tessuto polmonare, che effettivamente era proprio la risposta corretta. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno risposto tessuto polmonare. Complimenti a tutti per esservi messi in gioco su questa domanda abbastanza difficile, perché è una domanda molto specifica, quindi grazie in ogni caso per aver risposto. Questa è proprio una sezione di tessuto polmonare. In particolare, quelli che vedete qua sono alveoli polmonari. Se avete studiato l'apparato respiratorio, probabilmente sapete che il nostro apparato respiratorio termina proprio a livello dei polmoni con delle strutture che sono chiamate alveoli polmonari. Questi alveoli sono delle strutture a palloncino, potremmo definirle delle strutture ad acino, che hanno una struttura esterna, sono formati da una parete esterna, ma che sono vuoti all'interno. Questo perché? Perché deve arrivare l'aria a livello degli alveoli polmonari ed è proprio a livello degli alveoli che avvengono gli scambi di ossigeno e anidride carbonica fra apparato respiratorio e apparato circolatorio, che è il sangue. E questa è proprio una sezione degli alveoli, quindi dovete immaginarvi questo insieme di acini, di alveoli, tagliati in senso orizzontale, una sezione proprio è un taglio orizzontale del nostro campione. Poi sono state colorate le cellule delle pareti degli alveoli polmonari e questo è quello che possiamo osservare al microscopio. Quindi la parte centrale vedete che è bianca perché è luminosa, perché la luce del nostro microscopio passa attraverso, non c'è nulla. Quello che possiamo osservare invece, guardate, in questi punti qua sono proprio le pareti degli alveoli polmonari, composti dagli pneumociti, che sono proprio le cellule dei nostri polmoni, degli alveoli polmonari. E questa è una struttura di un tessuto sano. Come ci viene in aiuto la microscopia? Se noi osserviamo, ad esempio, il tessuto polmonare che abbiamo visto anche al microscopio e lo confrontiamo, magari noi sappiamo che è sano questo tessuto polmonare, lo confrontiamo con un campione prelevato, ad esempio, da un paziente che può avere, ad esempio, una patologia in corso o che è deceduto, ad esempio, a causa di una patologia, e vogliamo confrontare il tessuto polmonare sano, che è questo qua che vedete a sinistra, con il tessuto polmonare in questo caso colpito da enfisema. L'enfisema polmonare è proprio una patologia che causa la distruzione degli alveoli. Infatti, vedete che le strutture che qui sono ben definite, i nostri acini che sono ben chiusi in questo caso, qua hanno perso proprio tutta la loro architettura. Non si vede più questa divisione ben definita, non abbiamo gli pneumociti che delimitano bene la parete del nostro alveolo. Immaginate anche quanto può essere più difficoltosa la respirazione e meno efficiente, perché gli scambi gassosi non riescono ad avvenire in maniera efficiente. La microscopia ci viene in aiuto proprio in questo modo. In campo biomedico può essere fatta una diagnosi confrontando un tessuto sano con un tessuto potenzialmente patologico, oppure può essere anche utilizzata, ad esempio, durante le biopsie, durante le autopsie. Quindi, cosa succede se io prelevo magari un tessuto e una persona deceduta, voglio sapere qual è la patologia che lo affliggeva, allora osservarla proprio tramite il nostro microscopio. Vi faccio vedere un altro campione prima di terminare, prima di salutarci. Così vi metto la fotocamera, così vedete proprio tutti i passaggi del cambio di vetrino. Questo era il nostro vetrino con la sezione di polmone.
Vediamo un po'. Vi faccio vedere un altro vetrino di cui non vi chiedo questa volta, secondo voi, che cosa stiamo andando a vedere. Ma vi. Ok. Qui è stato molto più facile trovare il fuoco perché la posizione era già quella. Io ho spostato leggermente il tavolino verso il basso per togliere il vetrino, ma poi l'ho riportato nella posizione di partenza, quindi è stato molto più facile. Quello che vedete qui è un tessuto muscolare. Quindi vedete anche come si dispongono diversamente le cellule all'interno dei vari tessuti del nostro corpo. Adesso ho aumentato l'ingrandimento. Siamo passati da un ingrandimento di 40 volte, che era l'ingrandimento di prima, a un ingrandimento di 100 volte. Questo è un tessuto muscolare, ma è un tessuto muscolare particolare perché non è il muscolo striato. Volontario, che è quello ad esempio dei nostri muscoli scheletrici, quindi che noi decidiamo di muovere e decidiamo come muovere, ma questo qui è un muscolo striato, ma è il muscolo cardiaco. È un muscolo involontario, quindi noi non decidiamo come contrarlo, quando contrarlo, con che frequenza. Quelle che vedete qui sono proprio le fibre muscolari. Le fibre sono queste strutture molto lunghe, messe perpendicolarmente, parallelamente, scusate, le une, alle altre, vanno a formare proprio il tessuto, cardiaco, che è un tessuto contrattile. Queste fibre muscolari hanno una struttura particolare perché hanno delle strutture a Y, non so se, vediamo un po' se riusciamo a vederne una. Vedete che qui parte come un'unica struttura e poi si dirama. Le fibre muscolari cardiache hanno proprio questa classica struttura a Y. Quelli che vedete più scuri sono i nuclei delle cellule, e invece quello che vedete più chiaro invece è il citoplasma, diciamo tutto il citoplasma delle cellule e tutto il resto della fibra muscolare. Vediamo un po' se riesco a mettervi a fuoco a un ingrandimento maggiore. Sì, questo è un ingrandimento di 400 volte, quindi siamo quasi arrivati al massimo del nostro microscopio. Vedete perché si chiama muscolo striato? Perché spero che riusciate a vederlo, magari aumento un po' la luminosità della lampada. Vedete che si intravedono proprio delle striature lungo tutta la fibra muscolare e sono striature perpendicolari alla lunghezza della fibra muscolare. La nostra fibra muscolare la vediamo che taglia quasi in diagonale il nostro schermo, le strisce più scure sono perpendicolari. Queste strisce più scure sono dovute al fatto che ci sono dei filamenti all'interno della nostra fibra muscolare che permettono la contrazione, e sono i filamenti di attina e di miosina. Forse le avete sentite se avete studiato il muscolo, se non l'avete studiato, probabilmente lo sentirete più avanti se farete una facoltà scientifica. Quando questi filamenti si sovrappongono, creano una zona più scura che è proprio questa striatura qua. Questa striatura più scura che dà il nome al muscolo striato. E il muscolo striato è il muscolo cardiaco e il muscolo scheletrico. Vedete che si apprezza proprio un ingrandimento di 400 volte molto molto bene questa striatura caratteristica del muscolo cardiaco e del muscolo scheletrico, e si vede praticamente in tutte le fibre muscolari che noi andiamo ad osservare. Qui come ci può venire in aiuto, oltre a vedere una bellissima immagine del muscolo cardiaco, il microscopio ottico? In questo modo qua, ad esempio, e adesso terminiamo, visto che abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, provate a confrontare l'immagine che abbiamo visto prima del tessuto cardiaco, del muscolo, cardiaco striato con questa immagine qua. Avete visto che le fibre muscolari erano poste parallelamente le une alle altre in maniera molto ordinata. Quello era un tessuto sano, questo invece è un tessuto, un muscolo cardiaco che però è stato colpito da una miocardite virale. Quindi abbiamo un'infiammazione del muscolo cardiaco, del miocardio, in questo caso, dovuta a un'infezione virale di un virus. Cosa succede in questo caso nella miocardite?
Le fibre non hanno più l'architettura ben stabilita, ben precisa che avevano prima. Potete apprezzare la differenza. Questa, ad esempio, è una fibra muscolare che non ha più la struttura ben definita di prima. E qui possiamo osservare non i virus non si possono osservare con il microscopio ottico perché sono troppo piccoli, sono ancora più piccoli dei batteri, ma possiamo osservare altre cellule del nostro corpo, che sono quelle che vengono richiamate nel momento in cui c'è un'infezione, c'è un'infiammazione. Possono, ad esempio, essere dei globuli bianchi che si occupano di limitare la zona dell'infiammazione e di distruggere il patogeno che è presente all'interno di quella zona, oppure sono cellule che vengono richiamate nel momento in cui c'è un'infiammazione in corso. Anche qui la microscopia ottica ci viene in aiuto perché riusciamo proprio a vedere in maniera ben precisa che cosa sta accadendo in quel determinato momento all'interno di un tessuto. Possiamo confrontarlo con un tessuto sano di riferimento e cercare di capire quale può essere potenzialmente la patologia in corso nel nostro paziente. Questa è stata una panoramica molto molto veloce in questa oretta di quello che si può fare con il microscopio ottico, come può essere utilizzato in ricerca biomedica e anche come si devono costruire però i campioni per essere osservati in un laboratorio di ricerca. Se c'è qualche domanda, qualche curiosità o volete qualche chiarimento rispetto a quello che è stato detto, potete scriverlo in chat, assolutamente. Spero di avervi fatto vedere qualcosa, soprattutto che non eravate magari riusciti a vedere, in altre occasioni, e spero di avervi dato qualche spunto per magari approfondire, questo campo. Anche perché il microscopio ottico, vi dicevo, può essere utilizzato in ricerca biomedica, ma in realtà anche in moltissimi altri campi, e se per caso vorrete intraprendere una carriera scientifica dopo le medie, dopo le superiori, probabilmente è uno strumento che incontrerete in qualche modo. E quindi spero di avervi dato qualche anticipazione rispetto a qualcosa che vedrete più avanti. Se non ci sono domande, curiosità o altro, io vi ringrazio per essere stati con me, partecipi, in questa oretta che abbiamo passato insieme. Vi ricordo le date del CICAP Fest che andrà dal 3 al 5 giugno e sarà in presenza a Padova, quindi magari ci incontreremo lì e ci incontreremo a uno stand a partecipare a un laboratorio tutti insieme. Vi auguro un buon proseguimento di giornata, buon proseguimento di festival a chi parteciperà a qualche altra attività e buon proseguimento. Ciao a tutti e ciao a tutte.